Allora, innanzitutto vorrei che fosse molto chiara una cosa: non c'è in gioco solo l'Emilia-Romagna. Questo deve essere ben presente nella testa di ognuno di voi qua. Qui c'è in gioco molto di più. Molto di più, c'è in gioco tutto il paese, c'è in gioco il futuro dei nostri figli. Perché è importante questa battaglia? E non è necessario vincerla anche se noi la vinceremo, anche se Alan, a sorpresa di tutti, sarà il prossimo governatore dell'Emilia-Romagna. Ma in ogni caso è importante combatterla, perché qua noi daremo per la prima volta la sensazione che si può uscire da questo incubo. Basta volerlo, basta fare delle scelte differenti rispetto a quelle guidate dove tutti noi siamo fino adesso stati incanalati. Perché la cosa incredibile, la cosa veramente che quando noi usciremo da questo incubo faremo fatica a spiegare ai nostri nipoti, è come ci hanno fatto credere che tutto quello, tutto il disastro dove noi siamo finiti ora è inevitabile. Non è inevitabile, ci hanno messo apposta dentro in questa situazione. Le ricette per uscirci sono semplicissime, semplicissime. E se non vogliamo seguirle è perché evidentemente l'interesse di quelli che al momento hanno sequestrato lo Stato italiano sono perché le cose vadano esattamente come stanno andando. Quindi non siete voi in difficoltà, non avete in famiglia disoccupati, gente che non sa più come fare, gente disperata. Tutta quella vostra, quel vostro peso che io sono convinto che tutti noi abbiamo sul cuore, perché che non me lo raccontino, ce ne sarà magari uno su un milione che sta andando bene in questo momento, ma altrimenti tutti hanno un peso sul cuore, hanno la paura che domani sarà peggio di oggi, hanno questa specie di angoscia incredibile di questa situazione assurda dove ci hanno ficcato. Bene, questa angoscia è solo nostra, non c'è in altre parti del mondo. In altre parti del mondo crescono, in altre parti del mondo c'è speranza, c'è ottimismo, c'è vita normale, c'è che quando uno esce dall'università trova un posto di lavoro, c'è che quando uno magari se anche vuole smettere di studiare prima perché vuole fare un lavoro pratico lo trova, e il mondo vive come sempre vissuto il nostro mondo che ci ricordiamo. L'incubo è solo qui, quindi è molto importante quello che noi stiamo facendo e tutti noi qua in questa stanza dobbiamo ricordarci di questi momenti. Segnatevi nella mente, ricordatevi, guardatevi intorno, perché sono momenti dove si farà la storia. Perché tu puoi fare, tu puoi comprimere un popolo, tu puoi vessarlo, tu puoi umiliarlo come sta succedendo in questo momento a questo sfortunato paese, ma prima o poi scattano le forze che poi portano alla ribellione e al cambiamento, ma ci vuole una persona per farle diventare realtà. E guarda caso questa persona è nata nella Lega ed è Matteo Salvini, e lui ci porterà la libertà, lui! E Alan Fabbri sarà il nostro generale che in questo momento ci porterà a sconfiggere dove l'impossibile sembrava veramente definitivamente in mano al PD. Invece lui ha messo Mission Possible, perché in realtà è possibile, sono solo voti. Ma prendete le persone per casa, quelli che erano stanchi, quelli che erano disillusi, quelli che dicevano ma no, sono tutti uguali. No, non si può più aspettare, perché stanno rubandoci tutto. Io sono un economista, mi occupo di economia, ma non vorrei occuparmi di economia, perché il fatto che io vedo chiaramente cosa sta succedendo e il fatto di vedere chiaramente cosa sta succedendo mi porta che non vorrei vederlo. Perché stanno facendo dei disastri, stanno facendo dei danni che ci vorranno decine e decine di anni per risistemarli. Ma non importa, pazienza, la voglia di lavorare non ci è mai mancata. L'importante è capire che cosa stava succedendo, l'importante è capire che se c'è un popolo che è disperato e che è stato colpito più duramente da questa situazione, siete proprio voi.
proprio noi del Nord Italia, perché come diceva giustamente Maroni, il Sud è sussidiato. Ma scusate, il Sud è sussidiato, riceve dei soldi dal Nord e va bene. Il Nord aveva dei vantaggi dalla situazione dell'Italia pre-euro, perché il Nord aveva la lira, ci consentiva di essere competitivi, ci consentiva di lavorare, ci consentiva di avere i nostri prodotti che erano convenienti nel resto del mondo. Se ci hanno piazzato l'euro, i nostri prodotti non sono più convenienti, siamo disoccupati, cominciamo a essere disoccupati, le nostre fabbriche chiudono, ma ci fanno pagare lo stesso i trasferimenti al sud. E no, signori miei, non va bene, le possibilità sono solo due: o tu, Germania, che adesso hai i vantaggi dell'euro, paghi tu i trasferimenti al sud e ci lasci tutti i soldi qui, i nostri, i soldi delle nostre tasse, i soldi del nostro lavoro, ma tu, Germania, paghi la Sicilia, paghi la Calabria. Ma tanto sapete benissimo che la risposta sarà mai, o altrimenti noi dobbiamo per una volta svegliarci e riprenderci la nostra libertà, perché così facendo non possiamo andare avanti. Se c'è un'area, un paese dell'Europa che è fregata, che è veramente sotto la pentola pressione utilizzata dall'euro, sotto questo strumento uguale ai carri armati che la Germania ha usato per annetterci e per portarci via tutte le nostre ricchezze e tutto il nostro futuro, è questo il momento di ribellarci. E dobbiamo farlo, dobbiamo ribellarci. Ringraziamo il Signore che ci hanno mandato uno come Matteo Salvini, che ci può convogliare verso la libertà, ma dobbiamo farla parte tutti noi, davvero. Tutti noi, e ricordiamoci questa serata, ricordiamocela, perché quando saremo liberi diremo: io lì a Ziano c'ero.